Ciao Nini, sono qua a editare il video di Call of Duty e volevo dire una cosa. Il video è particolarmente lungo, ma perché parlo molto. Diciamo che è un video informazione durante un gameplay. Quindi il gameplay non sarà quello sto cazzo di gameplay. Anzi, probabilmente sarà molto scadente. Vi lascio giudicare a voi poi il perché sarà stato molto scadente. Ma ricordate che parlare di un argomento che non c'entra niente con il gameplay stesso e giocare insieme non è una cosa semplice. Solitamente chi fa questo tipo di video lo fa con dei gameplay che ha già registrato e parla a mod di vlog e basta. Invece parla a mod di vlog ma giocando anche. Quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace se non vi è piaciuto il video, ma un commento costruttivo nel caso non vi sia piaciuto e anche se vi è piaciuto. Vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti Nini, benvenuti in questo nuovo video e come avete visto dal titolo, Call of Duty è morto. Volevo parlarvi, dopo aver visto un video di Guagna, quindi vi lascerò il video, se me lo ricordo, che è sempre quello il problema, in descrizione. Ed è da lì che mi sono ispirato ed ho voluto fare questo video dal mio punto di vista. Ovviamente alcune cose le ripeterò io nel mio video, anche se sono già dette nel loro, che è tra l'altro un video di tipo un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa. Le ripeterò perché ovviamente sono così anche per me. Quindi ringrazio appunto chi mi ha ispirato, ovvero il creatore di Guagna, ma non mi ricordo chi è dei vari creatori di video che ci sono su Guagna, ma comunque sì, lascerò il video direttamente in descrizione e vedrete tutto. Però invece di vloggare in maniera normale, ovvero vloggare faccia a faccia, voglio giocare a COD mentre vlog, ok? Quindi io giocherò, sarà un gameplay giocato in live, peraltro io sono super distratto, ma più che altro voglio sentiate le mie parole, ok? Poi quando avrò finito le parole da dire, parlerò un po' del gameplay che sto facendo. Strano che è uscita Combine. Veramente strano. Ma adesso inizia il tutto. Parliamo di Call of Duty, ragazzi, in tutte le sue forme. Perché Call of Duty si dice sia morto? Perché Call of Duty effettivamente ha avuto un declino incredibile da dopo il gameplay di Call of Duty Ghost. Parliamo dell'online, ragazzi. Ad esempio nel video di Wine si soffermano molto sulla campagna, cose comunque sia ho fatto minimamente solamente su MW2, ma perché buone avevo voglia, poi amici la facciamo, la volevo fare anche io con loro. Ma il punto è che cos'è Call of Duty per me? Per me Call of Duty è un gioco, è un multiplayer FPS arcade, ovvero che non ha tematiche da diciamo esports, ovvero un gioco che è impeccabile e bilanciato su tutto e tutti. Magari avrà bisogno di patch, di nerf, di potenziamenti sulle varie cose, come stanno facendo quest'anno a tutte le armi. Difatti a inizio gioco l'UMP era impossibile da battere in gunfight, adesso è un'arma normale. E poi cambia la patch, diventa un'arma di merda, ricambia patch, diventa un'arma forte, così come il Vesper, eccetera eccetera. Quindi questo per me è un FPS divertente a cui voglio giocare quando torno a casa. Ma perché quando torno a casa adesso non ho più la voglia di un tempo di giocare a questo gioco? Perché effettivamente si è rovinato un bot. Ma secondo me non è che si è rovinato. Semplicemente i vecchi COD, ragazzi, gli MV, i Modern Warfare erano semplicemente impeccabili o più o meno su tutto. Non ho giocato da MV1, ovvero Call of Duty 4 praticamente, per chi lo conosce così. Non ho giocato a quel titolo perché ancora non giocavo alla PlayStation in generale. Ma sinceramente mi sarebbe piaciuto ed è per questo che ho elogiato la casa produttrice che quest'anno metterà di nuovo la remastered di Call of Duty MV1. Perché sinceramente lo voglio giocare, ecco, sono morto, in tutte le sue forme. E perché comunque è tanto che non gioco a Modern Warfare bello come quello. Quello praticamente era, diciamo, il passato di Modern Warfare 2, che è a tuttora il mio Call of Duty preferito e lo è anche per la maggior parte dei giocatori. Perché, ad esempio, se io tiro una granata accecante, la prima cosa che penso, anzi, una granata stordente o un fumogeno, la prima cosa che penso è granata di fumassa, che è la frase che diceva una delle fazioni di Call of Duty MV2. Perché non mi ricordo la frase che dice l'omino di Black Ops 3, che ci sto giocando in questo preciso istante, o Black Ops 1, Black Ops 2, MV2, cioè, scusate, MV3, Black Ops 2, perché non mi ricordo queste frasi? Perché fondamentalmente non erano enfatizzanti nel gameplay quanto quelle. Ogni cosa non era lasciata al caso, ogni colonna sonora, ogni sparo, ogni arma, ogni potenziamento, ogni bonus, niente era lasciato al caso ed è fatto sì che si è creato così il, secondo me, il miglior Call of Duty e forse anche uno degli FPS più divertenti, e marchiamo la parola divertenti,
chi abbia mai visto, sinceramente. Poi ovviamente sono teorie contrastanti, c'è chi piace Battlefield, c'è chi piace COD. Per me Battlefield e COD stanno su due classifiche diverse, perché sono due giochi completamente diversi. Quindi non li comparo nemmeno, non dico che Battlefield è meglio di COD o COD è meglio di Battlefield. Dico che a me piace più COD e mi diverte di più COD. Fine. Non sto buttando merda su Battlefield come fanno le persone normali o i giocatori di Battlefield che buttano merda su Call of Duty. Ma, scusate un secondo di pausa, che sto parlando da 5 minuti interrottamente. Il punto è un altro, ragazzi. Su questi Call of Duty non c'è niente che mi faccia affezionare. Vi giuro, ora non è che non c'è niente, il fatto di per sé che è un Call of Duty mi ci fa affezionare, ma non c'è un elemento particolare caratterizzante che mi faccia dire: ah, sto giocando al mio Call of Duty preferito o sto giocando a Call of Duty. No, non c'è, non c'è. Stanno provando a riemulare la formula vincente dell'aggiunta di qualcosa, come fu ai tempi di MV1. Perché ai tempi di MV1 i COD non erano così. Perché si passò dalla guerra mondiale alle guerre fredde, a quelle robe lì, come poi siamo tornati nuovamente a Call of Duty 5, ovvero War at War, altro Call of Duty che mi è piaciuto un casino. Siamo passati da quello a un Call of Duty futuristico, perché siamo passati da lì ad avere delle armi umane, armi più che altro che si vedevano nella guerra dei giorni d'oggi, ovvero negli anni 2000 più o meno. E si sono viste appunto delle migliorie incredibili in tutto, ovvero una qualità video comunque sia, che fondamentalmente nel divertimento e nel giocare a Call of Duty a me non frega molto, anzi non me ne frega sinceramente un cazzo, però comunque sia avevano raggiunto un limite accettabile che andava oltre alle aspettative per quel tempo, perché era comunque il Call of Duty nuovo, quindi ovviamente aveva la grafica migliore di quello vecchio, ma tuttora... Se giocassi a MV2 o MV1, sinceramente quella grafica mi piacerebbe uguale. Non mi disturberebbe affatto avere quella grafica lì, sinceramente. Ovvio, se trovo un Call of Duty MV2 con la grafica di questo, sinceramente è meglio, non lo metto in dubbio. Ma quella era una grafica molto accettabile per quel tempo e per i tempi anche di oggi. Perché fondamentalmente io per divertirmi non ho bisogno di vedere perfettamente ogni singolo pixel, o cioè nel senso la nitidezza, oppure non me ne frega assolutamente niente dei 60 fps fondamentalmente. Ma in realtà sono cose comunque l'occhio vede anche involontariamente. Ma ripeto, per il divertimento non è quello che lo fa essere tale. Non mi fa affezionare a un Call of Duty la grafica, ma affezionare il gameplay. Tutto era divertente. I bonus, c'erano bonus sinergici tra loro, c'era una scelta valida, c'erano dei bonus che facevano qualcosa di concreto, della quale se non lo usavi cioè effettivamente ne sentivi, ne risentivi. Cioè quando usavi potere d'arresto su MV2, ve lo può assicurare chiunque, la differenza si sentiva. Cazzo se si sentiva la differenza. Chi non lo usava e chi lo usava ovviamente perdevi e vincevi un gunfight. Però avevi una scelta reale sul poter usare quello e magari usare sangue freddo o cose varie. I bonus pro, ragazzi, il sudarsi le mimetiche. Ma sapete cosa voleva dire avere 3 mimetiche autunno senza rankarle? Rankarle cosa voleva dire? Entrare in una partita tipo di non era deathmatch, cos'era? Tipo demolizione, con due che innescava e disinnescava la bomba, e tutto il resto della partita ovviamente come funzionava? Entravano 6 in partita, 6 partecipavano alla loro partita e giocavi 6 amici contro 6 amici online e vi mettevate a fare le headshot. Sì, perché le mimetiche si facevano con le headshot, ragazzi, e fare 1000 headshot per avere la mimetica d'oro praticamente, che lì era la mimetica autunno, era una cosa cazzuta da fare, perché avere la mimetica autunno per 3 anni voleva dire aver fatto 3000 headshot. E sì, c'era gente che le faceva realmente, ma ne facevi una, due, toh, per l'M4 ne avevo fatte io senza fare le headshot, ma per altre armi tipo l'intervention ad esempio, era il fucile a cecchino penso più adorato insieme comunque anche al bar, cioè erano tutti belli in realtà. Ogni arma di COD MV2 era bellissima realmente. Quanti di voi, forse, non so quanti di voi ci hanno giocato, conoscono, ragazzi, l'UMP45? Quanti? Ditemi che non l'avete adorato alla follia. Quanto è bello, ragazzi, sfido a dirmi di no, quanto era bello il rumore che facevano i colpi, ovvero gli hit marker, di quell'arma silenziata. Quanto da 1 a rumore sinfonico più bello della storia. Poi nel video di Wagner ho sentito parlare anche delle colonne sonore. Io ho detto che non erano colonne sonore messe lì per caso. Difatti mi hanno diciamo dato ragione, siccome sono state create da colui che ha creato anche le colonne sonore di film abbastanza importanti come Interstellar, come Inception, scusate, tra l'altro è un filmone e non mi sovveniva un secondo, e altre colonne sonore comunque bellissime nel mondo del cinema. Quindi diciamo non è uno preso a caso così nel mondo. E difatti
questa cosa ha sicuramente influito. Poi un'altra cosa che Wagner ha detto: perché i Modern Warfare, compreso anche MW3, ma MW2 in particolare e MW1 soprattutto, sono così curati nel gameplay della storia e nel gameplay dell'online? Allora hanno semplicemente attribuito questo, diciamo, questa conseguenza al fatto che non ci sono zombie. Difatti ogni anno che esce un Black Ops, che esce un altro gioco, fanno una modalità zombie o una modalità simile a zombie che è sempre meglio. E cioè è una cosa in più effettivamente, però ovviamente richiede lavoro, ma i tempi di uscita del gioco sono ogni anno gli stessi. Quindi se in un anno hanno fatto un MW2 ad esempio, che è un gioco cazzuto, e l'anno dopo devono rifare un gioco cazzuto come MW2, ma sprecare la metà del tempo a fare una modalità zombie sempre più soddisfacente per le persone che lo giocano, ovviamente avendo lo stesso tempo ma il doppio dei contenuti da creare, ovviamente si crea poco tempo per entrambi i contenuti, quindi si cercano di spostare più su un lato, ed effettivamente ci stiamo un po' tutti accorgendo che si stanno spostando verso di più, sempre di più verso il lato di zombie, perché è inutile negarlo. Ma con questo non sto a dire che sto facendo un brutto lavoro. Io giocherò sempre a Call of Duty perché comunque parte della mia infanzia, della mia crescita, ha fatto conoscere me step, ha fatto unire me e i miei amici di oggi. Quindi Call of Duty resta comunque per me uno dei giochi più significativi della mia storia, e spero anche della storia di molti altri voi, perché comunque è una bella storia. Spero che Call of Duty e le varie case produttrici riescano a trovare, magari un giorno tornare all'Infinity World con un nuovo titolo di Call of Duty, ma con la linea di quello vecchio. Infatti anche secondo Wagner, e come secondo me, e come sto dicendo a Step da circa 8 anni, anche se in realtà da 8 anni fa c'erano questi giochi qua, Call of Duty per me dovrebbero rifare sempre un Modern Warfare con qualche accorgimento in più, ma senza mettere omini che volano, specialità incredibili, schianti per terra, anche ricompense sbilanciate. Sì, il problema è che ce l'hanno tutti, i bonus sbilanciati, le armi sbilanciate. Il problema è che ce le hanno tutti quelle armi lì, non è che ce l'hai solo te che le stai usando. La nuclear, tutte cose belle, cioè avere un impatto. Io qui arrivo ragazzi a 15 di fila e tiro la mothership. Wow, che culo. Cioè non fa un cazzo praticamente. Oh, arrivi a 12 tiri raps, bello, palline mi girano le palle, bello. Lì invece già che quando arrivi a 7 eri contento. Era bello anche tirare il Predator a 5 ragazzi. Quindi secondo me e secondo molte altre persone dovrebbero rifare di quei Call of Duty lì, cioè in quella linea lì. Quindi semplice, come piace alla gente, senza infilarci cagate, rimpinzarlo di stronzate, impegnarsi veramente su quello che alla gente piace e cercare di creare un vecchio ma nuovo Call of Duty MW, qualunque cosa gli piace. Comunque non solo a me piace MW2 ragazzi. Ad esempio quando ero a Torino ho parlato con Lama Lagante, fondamentalmente forse è uno dei massimi esperti in Italia di questo gioco. Io non credevo mi rispondesse in questa maniera. Ho chiesto: ma secondo te questa è il miglior Call of Duty? E lui mi ha risposto: guarda, sinceramente per me medesimo Call of Duty 5 è stato il migliore, che è quello che è piaciuto anche molto a me, che è quello con la quale ho conosciuto Step e tante altre persone come Ganja. Però secondo lui il migliore effettivamente è Modern Warfare 2. Da un punto di vista esterno sono MW1 e MW2, MW2 sopra MW1, ma fondamentalmente MW2 è MV1 migliorato. Quindi quello vi stavo dicendo io, cioè come MV2 è stato il sequel si dice, sì, di MV1, però praticamente era molto simile, però un po' meglio. Dovrebbero farlo così per ogni Call of Duty, quello di prima un po' meglio però simile. E secondo lui appunto è stato MV2 il migliore dal punto di vista esterno. Spero che vogliate apprezzare questo video. Ho fatto 21:30, cosa? Pensavo di essere in positivo io. Parlare di un argomento senza nemmeno praticamente... Io il gameplay ragazzi manco l'ho visto. Cioè io guardavo la webcam, parlavo, guardavo su e giù. Fondamentalmente io vedevo uno schermo nero e le parole che dovevo dire mi venivano in testa, come se giocassi occhi chiusi. Quindi non è stato facile fare diciamo anche 21:30 se nel mio piccolo. Ok. Oh, scusate, non avevo visto questa parte, ragazzi. 21:30. Poi abbiamo un 2:31, un 4:37, un 8:24, un 5:36, un 4:38. Giusto, ok. Non mi scuso più per il mio gameplay di merda. Loro hanno giocato, ragazzi, addirittura con probabilmente tutta la partita later attivo. Niente, ragazzi, spero abbiate apprezzato questo video. Voglio che mi facciate le vostre considerazioni. Sappiate che se mi dite: Sbucci, non me ne frega un cazzo di quello che hai detto, a me MW2 mi ha fatto cagare, oppure Black Ops 3 meglio, o chi mi dice Advanced Warfare il meglio, ragazzi, guarda, lo lincio perché fa cagare. Tutti hanno detto, tutti, il peggiore. Perché come dire, portare innovazione
divulgazione può portare benefici, ma anche cose negative, ve lo vi avviso subito, quindi c'è da stare attenti, e quello è stato un esempio. Quando vi dico queste cose non è perché le penso io, no, sarebbe troppo facile, come quando l'Ethers mi dice sei un figlio di puttana, ok? Tu dimmi sono figlio di puttana, però dimmi anche il perché, e vi sto fornendo le informazioni, e oltre a fornirvi le mie ne ho prese alcune anche da qualche video, esempio quella della campagna, ho detto che ho preso da Wagna, però la campagna non l'ho giocata, quindi ho preso da loro. Questa è tutta farina del mio sacco, fondamentalmente qualcosa l'ho sentito dire a giro, però ho voluto dire la mia, però appunto, cioè praticamente il 90% dei giocatori longevi che gioca da COD 4 ad ora non ha proprio idee, cioè non ha, nel senso, non è che pensa MW2, MW1 i giochi migliori. Quindi io vi lascio un bel mi piace se vi è piaciuto il video, un commento, una condivisione. Il commento, ricordatevi che deve essere anche un po' inerente all'argomento stavolta, perché vi ho chiesto di dirmi anche la vostra. Iscrivetevi al canale e passate dai miei social che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo appunto al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao Nini!